Panaria Ceramica si presenta a Cersaie 2019, forte di un rebranding che ripensa l'immagine dell'azienda. Un grandissimo cambiamento nella nostra immagine, perché dalla fondazione il logo Panaria, parlo del lontano 1974 ad oggi, non aveva ancora toccato, lasciamo usare questa espressione forte, questo logo storico della ceramica italiana. Un logo che è nell'immagine dei consumatori, dei distributori ceramici che fin dalla metà degli anni 70 lavorano questo materiale. Si è deciso, dopo una serie di attente riflessioni, che fosse opportuno effettivamente ringiovanirlo, rinfrescarlo. Dapprima voleva essere un restyling in punta di piedi, fin tanto che è nato invece un vero e proprio nuovo logo che si porta a seguito anche una rivisitazione di tutta la nostra immagine. È un marchio che ha dei richiami ad una tradizione, lo noterete osservando attentamente gli stilemi grafici, ma anche quell'arancio che è senza ombra di dubbio il nostro colore istituzionale. Due le nuove collezioni, Opificio 22 Barra e Pierre de Rêve. Noi siamo la bellezza di sentirsi a casa, noi pensiamo in primis ad una vocazione residenziale per i nostri prodotti, senza disdegnare anche quelli che sono ambiti più di natura commerciale, quali possono essere ristoranti, negozi o attività simili. Cavalchiamo alcuni di quei macro trends che costituiscono l'ossatura principale del settore ceramico, e dunque le riproduzioni di cimenti, di pietre, di marmi e non ultimo dei legni. Due importanti novità in ambito cemento e in ambito pietre, con una di queste che è una riproduzione di un cemento che ha diversi tratti di artigianalità, se vogliamo anche vintage. Abbiamo giocato sul valore della tradizione partendo proprio dal nome, si chiama Opificio 22 Barra. Opificio sappiamo bene che è un termine arcaico per identificare una fabbrica, 22 Barra, perché tutto nasce a Finale Emilia in via Panaria Bassa 22 Barra. È una collezione molto ampia di colori, di formati, sia per interno che esterno, e con un ampio corredo decorativo. Lo vedrete visitando questo stand, quelle che si chiamano tra detti lavori cementine. In questo caso le proponiamo con diverse tonalità cromatiche, sfruttando sia il colore piuttosto che i toni chiari, i toni più scuri del grigio e dell'antracite. Un concetto invece totalmente diverso è quello della pietra che abbiamo presentato. Anche in questo caso a livello di marketing ci siamo spinti oltre. L'abbiamo chiamata la Pierre de Rêve, che in francese vuole essere la pietra dei sogni. È una commistione di diverse pietre, pietre nordiche del nord Europa, miscelandole sapientemente ad alcuni tratti grafici, stilistici di pietre più squisitamente mediterranee. Anche sui colori passiamo da delle nuance più calde e che quindi più vengono apprezzate nei paesi del sud, dell'Europa, dell'Italia, ma stiamo parlando, importante, collezioni che hanno un respiro per noi mondiale. Competiamo in 80 e più paesi al mondo e quindi i nostri prodotti vengono pensati non specificatamente per un'area geografica, ma per soddisfare i gusti di più mercati.